Buonasera a tutti, cominciamo. Benvenuti alla rassegna Pasolini 40 anni dopo. Questo è il terzo appuntamento. Abbiamo già incontrato gli attori che hanno messo in scena Porcile al Teatro Metastasio e è stato nostro ospite Gistonino Ceccatelli, fotografo che ha curato l'adattamento in lingua inglese del film Porcile. Stasera vedremo Mamma Roma. Vi ricordo brevemente i prossimi appuntamenti della rassegna. Lunedì al Cinema Terminale proietteremo Teorema. Poi venerdì 11, sempre qui alla Casa del Popolo, ci sarà Male Ermini che metterà in scena il suo spettacolo teatrale Vi odio cari studenti. E infine, no, non infine, anzi, per l'ultimo appuntamento avremo ospite Nenetto Davoli al Cinema Terminale, prima della proiezione Uccellacci Uccellini. E poi concluderemo la rassegna dell'Associazione Una Vita per Giocare di Prato, dove renderemo omaggio alla figura di Pierpaolo Pasolini. Prima di fare una breve introduzione, vi dico che avremo un ospite stasera. È un professore dell'Istituto Kenzi, si chiama Andrea Bagni, docente di lettere, è vice direttore della rivista web École, Idee per l'Educazione, ha scritto articoli di cinema sulla rivista Carta e un libro su come insegnare la storia attraverso il cinema. Allora, prima di parlarvi di Mamma Roma, che è un film del 1962, mi piaceva tornare un attimo indietro con voi di un anno, al 1961, che è l'anno in cui Pasolini fa il suo primo film a Cattone. Questo perché a Cattone e Mamma Roma sono molto legati, per vari motivi che vedremo insieme. In a Cattone Pasolini mette in scena un'Italia spaccata in due, dove da una parte c'è la borghesia e dall'altra il sottoproletariato, o meglio tutto ciò che non è borghesia, che è condannato a restare ai margini della società. E a Cattone è un uomo che vive mantenuto da una prostituta. Anche in Mamma Roma c'è Ettore, che è un ragazzo che vive mantenuto da una prostituta, soltanto che la prostituta è sua madre, mentre in a Cattone la prostituta è anche l'amante di a Cattone stesso. È importante perché mentre in a Cattone borghesia e sottoproletariato diciamo che non hanno nessun contatto tra di loro, sono nettamente separati e per questo motivo non si pone nessuna problematica di tipo morale perché a Cattone è un uomo solo, in Mamma Roma invece l'ideale borghese, il benessere, inizia a contaminare il sottoproletariato e quindi dà il via a quel processo che poi porta pian piano all'omologazione delle masse che Pasolini ha tanto criticato. E nel film a Cattone mette in scena soprattutto quella che è la salvezza di un'anima, la salvezza di un'anima che avviene però attraverso una presa di coscienza che passa attraverso la morte. Diversamente invece da Mamma Roma, dove il personaggio prende coscienza della sua condizione e di se stesso. Abbiamo subito l'elemento della religiosità, sia già in a Cattone, che è una cosa che ritornerà poi anche in altri film. In una delle scene iniziali c'è a Cattone che si butta di sotto dal ponte, si butta nel fiume, e nell'inquadratura si vede il primo piano, alle sue spalle un angelo, e prima di gettarsi, per richiamare proprio questa sacralità, si fa il segno della croce. Entrambi i film sono in bianco e nero. Pasolini gioca molto sui contrasti, sul chiaro e sullo scuro. C'è una luce accecante che accende la camicia bianca di a Cattone e una luce caravaggesca invece che perna tutto il film di Mamma Roma. Vi ho fatto un richiamo artistico non a caso perché Pasolini era un amante dell'arte figurativa, in particolar modo del Trecento, e richiama spesso l'arte all'interno dei suoi film. E Mamma Roma è dedicato a uno storico dell'arte che si chiama Roberto Longhi, che lui ha consultato più volte. In particolar modo anche per la scena finale del film. A un certo punto c'è Ettore, il ragazzo che vedrete in Mamma Roma, che giace sul letto e viene inquadrato dal basso verso l'alto, richiamando la prospettiva del Cristo morto del Mantegna. Un Mantegna che è portato indietro a Masaccio, perché appunto Pasolini specifica che amava molto, oltre a Masaccio, in realtà anche il manierista Pontormo, che è un pittore di un pochino più avanti, insomma, quasi nel Cinquecento. E questi richiami artistici, appunto, come vi dicevo, sono importanti. Ecco, ci tenevo a dirvi che per lui non è importante il paesaggio semplicemente, ma lo sfondo e richiamare la plasticità dell'immagine. Quindi le inquadrature, vi stavo spiegando, del Cristo morto, sono importanti perché le fa spesso frontali, spiega lui, proprio per richiamare una persona che guarda un quadro e non saranno mai vuote senza una persona, perché come l'arte del tempo voleva,
L'uomo è sempre rimesso al centro della prospettiva, per cui anche piccolissimo ci sarà un attore all'interno dell'inquadratura. I film di Pasolini in generale sono pieni di richiami, non solo artistici. Uno cinematografico, per esempio, che c'è in Accattone, è Al Vampire di Dreyer. Non so se avete visto questo film, ma c'è il vampire all'interno della bara che partecipa attivamente al proprio funerale e Accattone, attraverso un'allucinazione, vivrà la propria morte e si sente questo respiro affannoso che correda queste immagini mute. Il respiro affannoso fa da contraltare la risata sguaiata di Anna Magnani in Mamma Roma. Infatti i contrasti che mette in scena emergono non solo attraverso il chiaroscuro, ma anche attraverso i sentimenti di amore e morte e attraverso proprio anche il paesaggio stesso. Quindi ci sono in Mamma Roma in particolare questi condomini ad alveare che irrompono improvvisamente nella campagna a denunciare anche un fenomeno poi di speculazione edilizia. Passo la parola a Beatrice, che invece vi approfondirà un'attrice, una grande attrice che c'è all'interno del film di Mamma Roma. Allora, prima di appunto, volevo parlarvi di questo rapporto tra Pasolini e Anna Magnani, che è appunto la protagonista di Mamma Roma. Prima proprio volevo leggere, ho trovato questo trafiletto di un brano che Pasolini ha scritto sul Corriere, proprio nell'anno in cui uscì Mamma Roma. È il suo secondo film, quindi come succede anche agli scrittori, no? La seconda opera è sempre quella che fa tremare sia i registi che gli scrittori, perché nella prima magari esplodono, Accattone ebbe un grande successo, con Mamma Roma poteva esserci la conferma del fatto che Pasolini fosse un grande regista o la sua stroncatura. E lui dice questo: io non posso permettermi di sbagliare un'opera, sono ridotto a questo. Non sbagliare è un dovere che ho davanti a nemici e amici. I primi mi sbranerebbero, i secondi mancherebbero immediatamente di un'arma di difesa nei miei riguardi. Sento che la fine di Mamma Roma sarebbe un po' la mia fine, perché ben poche sono le persone in cui giudizio critico è autonomo, basato sulle reali ragioni di cultura e quindi capaci di resistere agli esperimenti di un autore. Le masse sono spietate, sono come dei re, e io di fronte a questi re, ormai, sono un po' come il giullare che se sbaglia un motto viene condannato a morte. Qui si capisce appunto come Pasolini si presenta davanti al pubblico, ed è importante perché da qui inizia tutto un suo processo del senso di colpa, del dover mettersi davanti al pubblico sempre come con un giustificarsi. Detto questo, il rapporto tra Pasolini e Anna Magnani durante la lavorazione del film è stato abbastanza contrastante, perché chi di voi conosce la Magnani classica, diciamo la Magnani che l'ha portata poi a vincere l'Oscar, è una Magnani molto fisica, è un'attrice che si è fatta notare per la sua carnalità nello schermo e anche per il suo dinamismo estremo, no, quando recita. Pasolini invece, se appunto avete visto altri suoi film, tende ad avere un'impostazione molto statica, quindi questa cosa inevitabilmente va a scontrarsi. Mentre facevo ricerche appunto su Mamma Roma, mi sono imbattuta in un file audio del 62, dove c'è questo grande giornalista che è Lello Bersani, che appunto si ritrova a intervistare sia Pasolini che Anna Magnani. Va appunto sul set e mentre Pasolini, con la sua consueta gentilezza, affabilità, risponde alle domande che gli vengono poste, in primo luogo come sia nata Mamma Roma e se Anna Magnani sia stata la prima attrice a cui lui ha pensato una volta scritta la sceneggiatura, lui risponde che la sceneggiatura di Mamma Roma gli è venuta in mente mentre girava Accattone e che sì, la prima immagine che ha avuto è stato proprio il volto sofferente di Anna Magnani, quindi è stato la nascita di questa sceneggiatura è andata di pari passo con la scelta dell'attrice. Dopodiché si sente un po' di frastuono, Lello Bersani fa: ma Anna viene, non viene, boh, non lo so, vanno nel camerino dove c'è la Magnani che si sta provando diversi vestiti e il giornalista le chiede: allora Anna, dai, parlaci del personaggio. E lei, il romanesco come sempre si esprimeva, gli dice: pensa, che te devo dire, se ti racconto il personaggio te devo raccontare tutto il film, gli dice. E quindi ci chiedi a Pasolini, no? Che è l'autore, te lo dice lui. E
ci sono un po' di tira e molla, così, e a un certo punto Pasolini si mette a spiegare il personaggio di Roma, appunto della protagonista del film, dicendo: pensate a un accattone che invece di essere maschio sia femmina. E qui si sente lo scoppio della risata della Magnani, che evidentemente ha trovato la descrizione molto divertente, il quale anziché redimersi morendo si debba redimere continuando a vivere. E la Magnani dice: oh, Bersani, hai visto? Dovevi far parlare l'autore, è inutile che lo chiedi a me che sono un'attrice. Dopodiché Bersani, non contento, vuole sentire qualcosa dalla Magnani. E gli chiede: dai Anna, parlami di come fai a preparare il personaggio? E lei ancora dice: mamma mia, che tutte domande, cosa vuoi che ti dica? Io il personaggio non lo preparo, risponde così, con la sua secchezza. Questa è la sola cosa che mi fa accettare il mio lavoro, dice, perché altrimenti sarei come un ragioniere. Dice: entro sul set dopo aver letto lo script 3 volte, poi vedo, cammino, mi muovo e vivo. Questa era la sintesi della recitazione della Magnani. Concludo con una curiosità che è relativa a non solo a Mamma Roma, ma diverse opere di Pasolini. Walter Sick dichiara che il cinema di Pasolini inizia sotto il segno di Dante, perché sia in Accattone che in Mamma Roma ci sono delle citazioni della commedia. Vengono disseminate nella sceneggiatura. Ad esempio, in Mamma Roma, in una delle scene, non entro troppo nel dettaglio per non svelarvi troppo il film, c'è appunto il figlio della protagonista disteso su un letto e un personaggio accanto a lui inizia a recitare i versi del canto 18° dell'Inferno, che recita così. È il canto dove sono puniti gli adulatori e le meretrici immersi dentro lo sterco. Scusate, e questa è la sua citazione. Qui vi venimmo, e quindi giù dal fosso, vidi gente attuffata in uno sterco che dagli umani privati parea mosso. E poi, subito dopo, si sente un secondo personaggio che canta il violino zigano, che è il motivo che allude al legame d'amore tra Ettore e la madre. Non, mi fermo con la lettura della citazione perché sennò mi svelo troppo del film. E oltre a, come diceva appunto, citava Beatrice Walter Siti, oltre a iniziare Pasolini con questa connotazione dantesca, mi sento di dire che conclude anche perché il Salò o le 120 giornate di Sodoma inserisce i gironi, che in realtà nel libro del Marchese de Sade non ci sono, quindi i gironi proprio richiamando la struttura che è tipica di Dante. Io a questo punto chiamo qui insieme a noi il professor Andrea Banni per darci il suo contributo. Avevo 23 anni, mi sembra, quando è morto Pasolini. Stavamo organizzando con un gruppo di studenti universitari Cineforum e nelle no cose di questo genere, no? E nelle nostre riunioni politiche, che all'epoca erano molto fitte, insomma, diciamo, la mia adolescenza, la mia formazione, a differenza di quella di oggi, è molto intesa di dimensione politica, proprio politica nel senso di partito, insomma. E insomma, Pasolini era un personaggio di belle forti, eh? Oggi si direbbe divisivo, no? Perché sollevava discussioni, suscitava polemiche. E quindi io l'ho incontrato soprattutto negli articoli di giornale, nei dibattiti politici e nel cinema, ovviamente. Poi adesso a scuola lo faccio, ma più che altro è il versante, diciamo, degli scritti corsari, cioè del Pasolini che denuncia l'omologazione, ed è un versante, cioè quando si parla di società di massa, direi che è quasi uno dei primi nomi che vengono in mente, no? Che l'ha fortemente anticipata questa tematica della società di massa, dell'omologazione prodotta dalla società di massa. L'altro momento in cui quasi tutti gli anni mi trovo a parlarne è quando si fa Boccaccio, perché il suo Decameron è, insomma, secondo me, un'opera potente, molto particolare,
perché è una lettura di Boccaccio un po' piuttosto originale. L'anno scorso è uscito anche quello dei Taviani, che è quasi l'opposto, cioè tanto vitale, caotico, come dire, intenso, vitalistico e popolare quello di Pasolini, quanto elegante, molto formale, con una poeticità di tipo molto diverso, anche se secondo me intensa quello di Taviani. Allora, un po'... diciamo, mi sono rivisto Mamma Roma ieri l'altro, e il rapporto con Accattone l'avete sottolineato, Accattone del 61, Una vita violenta era del 59, Accattone del 61, Mamma Roma del 62, e nel 63 c'è 40 minuti strepitosi che sono l'episodio, la ricotta, in un film che si chiamava Robopunk, gli iniziali dei registi. Il tema anche cristologico, no? La croce, nel finale vedrete questo tema della croce, ritorna con molta forza. Però insomma il cuore è questa altra Italia, no? Sta volendo il sottoproletariato. Mi ha colpito in un'intervista che ho trovato di Pasolini, che lui a Cattone vede, rispetto a Una vita violenta, rispetto al romanzo, vede una chiusura delle prospettive. In Una vita violenta, lui dice, alle spalle c'era l'Ungheria e quindi ancora l'idea di una possibile evoluzione, di una possibile via d'uscita. Invece l'epoca di Accattone è quella del governo Tambroni ed è l'Italietta chiusa, meschina, mediocre, e in Accattone non ci sono via d'uscita, se non la morte, no? È proprio un universo chiuso in se stesso, un mondo senza aperture. Tra parentesi, avete parlato giustamente, e non aggiungo nulla, della pittura, ma anche la musica è fondamentale, l'uso della musica è fondamentale per Pasolini. In Accattone c'è Bach, che esercita, io mi ricordo una sequenza in cui Accattone viene buttato in terra, e la musica esercita un notevole contrasto con quella sequenza. Qui in Mamma Roma c'è Vivaldi, ed è un Vivaldi che Pasolini dice, secondo me, esercita sempre un discreto contrasto. Io devo dire, quando l'ho rivisto ieri l'altro, questo mi è apparso, insomma, forte. Però Pasolini invece dice che di Vivaldi, lui ridà a Vivaldi una dimensione popolare, che ci sono proprio due temi, il concerto in re minore per il tema dell'amore fra il figlio e la ragazza, fra Ettore e la ragazza, e poi c'è invece il concerto in do minore per il tema del destino di Ettore che ritorna, del marito, dell'uomo che ritorna e che è portatore di messaggi nefasti, no, per Mamma Roma. I luoghi di Accattone, i luoghi sono fondamentali ovviamente in questo cinema, i luoghi di Accattone sono anche per certi versi un po' fuori dello spazio e del tempo. In Mamma Roma i luoghi raccontano di per sé una storia, perché si comincia con i Burini, cioè con la campagna, con Guidonia. Poi c'è il trasferimento in un quartiere popolare di Casalbertone, ma il sogno di Mamma Roma è andare in un quartiere della piccola borghesia. Cioè i luoghi sono già il racconto di un tentativo di riscatto sociale, no? Che è quello che caratterizza il personaggio. Cioè il modello piccolo borghese è un modello per Mamma Roma. Cioè il tentativo di evadere, di uscire attraverso questo, di praticare questa forma di riscatto sociale. Io direi che il cuore però nuovo di Mamma Roma è che i personaggi, a differenza di Accattone, dove paesaggio, periferia, borgate e personaggi quasi si fondevano, qui i personaggi si staccano un po' di più dall'ambiente circostante, e si staccano un po' di più perché sono, in particolare Mamma Roma, portatori di una dimensione morale, di un travaglio interiore, di un'interrogazione interiore. C'è anche un dialogo con un sacerdote, con un prete che accende
che accende una scintilla, no? C'è il tema del senso di colpa e della responsabilità, che è molto forte il numero. E ci sono due carrellate veramente fantastiche, della notte, molto astratte, una carrellata che inquadra Mamma Roma che cammina nel viale delle prostitute, quasi tutto affondato nel buio della notte, con alcuni fantasmi, personaggi quasi fantasmatici, che si affiancano a turno a Mamma Roma e ascoltano il suo monologo. Bertolucci era l'aiuto regista di Accattone, e dichiarò che assistere al lavoro di Pierpaolo era come vedere il cinema alla nascita, perché sembrava che, siccome era tecnicamente, diciamo, Pasolini non possedeva una tecnica cinematografica, però in un certo senso c'era una specie di vantaggio, perché era come se dovesse reinventare tutte le inquadrature, tutte le panoramiche. E queste carrellate sono due carrellate che hanno una dimensione, per certi versi, anche un po' mitica, un po' molto astratta, e il tema qui è proprio quello della colpa personale, perché Mamma Roma ha cercato di risolvere i problemi alla sua maniera, sfruttando il suo sapere di prostituta, le sue astuzie, le sue conoscenze, e ha il problema di una colpa personale che si trova a pagare. Però poi ripercorre la genealogia dei padri, dei padri, dei padri, delle madri, ed è come se dicesse, se il tema della responsabilità personale si allargasse al tema della storia personale, dell'ambiente in cui cresci, dell'ambiente in cui vivi, dell'ambiente che ti condiziona. Il paesaggio, l'abbiamo già detto, sono le case della periferia moderna, e sono anche importanti i ruderi, l'acquedotto, che appunto un po' riferimento a Pontormo, riferimento a Masaccio. Ecco, io finisco dicendo che per me il cuore di questi film, che si riconnette un po' a questo che si diceva, no? del mondo altro, del mondo pre-borghese, non ancora omologato, non ancora addomesticato, non ancora involgarito, con questa bellezza strana dei volti di Pasolini. Io ho molto presente quelli del Decameron, e i miei studenti rimangono quasi inorriditi, salvo l'episodio di Elisabetta da Messina, che ha un volto, un ovale bellissimo, pittorico. Tutti gli altri sono dei volti che piacevano a Pasolini, ma probabilmente a lui solo, nel senso che sono di una popolarità autentica, no? L'autenticità forse per Pasolini era sinonimo di bellezza, ma insomma l'espressione proprio di un mondo altro, disperato e perdente. Insomma, qui questi tre film, compreso La Ricotta, sono una specie di ciclo dei vinti del piano, diciamo, no? Perché sono tutti vinti, sono tutti vinti. Anche quelli che hanno cercato un'escalation sociale sono degli sconfitti. E vedrete lo sguardo finale qui di questa straordinaria attrice, è uno sguardo sul paesaggio di sconfitta. Però sono anche straordinariamente se stessi. E non sono attori professionisti, perché Pasolini diceva sono irrappresentabili, possono solo essere se stessi, sono al di là di ogni tecnica di rappresentazione. E allora questo mondo è disperato, ma è anche vitale, è anche in qualche misura autentico. E in questo cinema così, io finisco dicendo una frase di Pasolini, io ricordo averla vista in televisione, poi l'ho rivista adesso in un documentario. Questo cinema per certi versi è così minimale, siamo al grado zero della tecnica cinematografica, diciamo. Però questo cinema così minimale, così grezzo per certi versi, quasi originario, ha quello che diceva Pasolini per certi versi, no? Una volta in televisione disse che gli analfabeti possiedono una grazia che chi acquisisce una certa istruzione perde. La scuola che distribuisce istruzione media
che distribuisce informazioni medie, infarinature di sapere, uccide quella grazia. Quella grazia degli analfabeti la si ritrova solo se si è studiato, ma veramente molto, ma veramente tanto, e in qualche modo quello che si è studiato non è diventato un sapere che si aggiunge a noi stessi, ma è diventato un altro modo autentico per noi di essere. Ecco, c'è in questo cinema così grezzo, a parte che c'è un senso di tragicità straordinario, ma c'è anche, secondo me, una grazia straordinaria. Buona giornata. Grazie. Grazie.